Mi chiamo Diana Sardone, sono il dirigente scolastico della scuola Rosa Gazzi. Questa scuola è nata tanti anni fa con me giovanissima che ero ancora studente universitaria. È stata una scelta voluta, libera, contro il parere di tutto, soprattutto dei miei genitori. Oggi ospita più di 100 bambini con 3 sezioni di scuola dell'infanzia e 5 sezioni di scuola primaria. Ho iniziato questo cammino per amore dei bambini inizialmente, perché da piccola giocavo sempre un po' alla maestra e alla direttrice, quindi questa cosa è un po' cresciuta con me. La scuola inizialmente era una piccola scuola, io l'ho rilevata da una gestione precedente e cambiai solo il nome a questa scuola perché ritengo che il metodo Agazzi sia quello più attuabile nelle scuole. E poi pian piano la scuola è cresciuta e da scuola dell'infanzia ho affiancato anche la scuola primaria. E chiaramente sono affiancate da collaboratrici molto validi, e molti sono anni e anni che insegnano in questa scuola. Essere affiancate soltanto dalla presenza femminile è stata una mia libera scelta. Lavorare in equip soltanto a Rosa è una cosa eccezionale, perché io ritengo, senza presunzione, che le donne abbiano una marcia in più in quella che è l'organizzazione. I vantaggi della donna imprenditrice sono tanti e sono soprattutto a livello professionale di grossa soddisfazione, soprattutto quando si riesce a svolgere bene tutti i ruoli che una donna deve avere. Io, oltre a essere imprenditrice, sono moglie, sono mamma, ma non mi è mai pesato fare l'imprenditrice. Io amo anche molto cucinare, quindi ricordo spesso che questi ruoli mi competono. È la seconda volta che partecipo al premio Venere d'Oro. Ho ripartecipato quest'anno perché la prima volta ebbi l'impressione che la scuola non venisse proprio ritenuta un'azienda e che il dirigente scolastico, e parliamo di dirigente scolastico di una scuola paritaria, non fosse un'imprenditrice. Quindi io questa volta ho voluto maggiormente dar peso all'imprenditoria femminile che riguarda anche la scuola. Anzi, è una doppia impresa. È impresa perché si fa cultura, che è la cosa più importante, più delicata. Si produce forse una cosa che può rimanere astratta agli occhi delle persone, però è la cosa più importante, che è produrre, fare formazione e produrre cultura per il futuro. E poi c'è la parte economica dei dipendenti che è uguale a quelle di tutte le altre aziende, rispetto contrattuale, insomma rispetto dei dipendenti, per cui non cambia, voglio dire, l'idea di impresa.